E qui scopriamo che il capitano travestito da Moira Orfei in realtà era Zorro. Ah, che sorpresa. E che sostituisce la pergamena e se ne va. Intanto gli ubriaconi del villaggio prendono Maciste per ucciderlo. Ehi, anch'io se vedo un uomo che dorme in un bar, la prima cosa che penso è: facciamolo sbranare dai leoni. Guardate che Maciste contro i pirati è un altro film! Stupido vino, è il mio unico punto debole. Oh, ciao, alligatore di plastica. Zorro, però, abbandona la pergamena nel posto più ovvio, camera sua, e decide di andare a salvare Maciste. Non riesco bene a capire perché. Maciste, però, evade da solo, gli va per cucire la stanza e, ah, gli ruba la pergamena, chissà dov'era. Maciste! Dove sei? Maciste! Maciste! Oh, caro capitano, come va? A proposito, è venuto quel vostro amico a E dove è andato? cercarvi. È su, nella vostra camera. Dove vai con tanta fretta? Se hai dei guai, vieni a verci sopra. Levati dai piedi! Ma andiamo, a Zorro non passa neanche per la testa che lo straniero travestito che esce di camera sua possa essere Maciste. Questo non è Zorro contro Maciste, è scemo contro più scemo. Torniamo a Nogara, come una scritta ci suggerisce. Il poeta sfigato rivela a Isabella di essere innamorato di lei, oh che sorpresa! Ma lei dice che aspetta Zorro prima di fare qualsiasi cosa. È un uomo capace di qualunque impresa. Con che entusiasmo ne parlate? Ah sì, è intelligente, forte, dotato di un fascino strano. Perché non le dici che sei Zorro? Te la darebbe subito. Cazzo, quanto è sfigato questo tizio. Intanto Rabek, il capo dei ribelli, si presenta a Moira Orfei dicendo di avere una pergamena. L'aveva presa prima durante il casino nel bar, ma è quella falsa, quindi ce ne frega poco. Maciste intanto è arrivato a Nogara e invece che andare dalla principessa decide di passare un po' di tempo a provarsi con una cameriera. E conosci anche l'altra principessa? Non ricordo il nome. Malva? L'anticristo! Dicono che sia una donna di animo leale, generosa. È vero? Ecco, io preferisco Isabella. Lei sì che è un animo leale, generoso. Mi stai seriamente dicendo che la principessa vestita di rosso con sbarbatruccia antipatica che racconta storie assurde non è degna di fiducia? Oh cavolo, forse avrei dovuto usare quel cervello cosa che ho in testa prima di accettare. E così, dopo aver iniziato a pensare per la prima volta dall'inizio del film, Maciste intravede il capo dei ribelli. Se lo seguo, meno possibilità di farmi fregare dal vino che vendono in questo posto. Maciste riesce così a spiare il capo dei ribelli, che viene fatto fuori senza pietà. Wow, ha fatto proprio bene a fidarsi di Moira Orfei. Come ho detto, ispira proprio fiducia. La morte del capo colpisce gli ubriaconi del bar, che si lanciano in una rissa contro le guardie. Stavolta però l'esercito riesce a sconfiggere i ribelli. Immagino che siano ancora traumatizzati dai terribili tre cavalli. Dopo un trauma del genere non si ritorna più ad essere quelli di prima. Garcia scappa con le pive nel sacco, ma Maciste si ripresenta dalla regina in compagnia della cameriera. Ti vedo così preoccupato. Beh, ne ho il motivo, dopo quanto mi hai detto. Ancora non ci credo! Ma Orfei è cattiva, davvero, cavolo, è incredibile! Maciste però è deciso a non farsi fregare e trova, sentite questa, un esatto duplicato della pergamena a 20 centimetri da lui. Cos'è? Li vendono al supermercato quei cosi? Mi porto il cofanetto che Zorro aveva preso e che io gli ho abilmente sottratto. Dallo a me. Ma questo film è una sessione per le buche. Chi l'ha scritto? Il signor Barnes? I pittori hanno spostato la scrivania. Ah, già. Dopo essersi accorta che la pergamena è solo l'imitazione di un vucum pra, la regina decide di convincere Maciste a parlare. Dove sarà quel maledetto cofanetto? Maciste ce lo dirà. Per quanto forte e astuto che sia, non potrà resistere alla tortura. La tortura? La tortura. Forza!
Quindi, Maciste si nasconde e Garcia, non vedendolo, giunge a una tragica conclusione. Fra tutte le soluzioni, quell'idiota ha scelto la peggiore. È morto. E come? È precipitato in mare dalla scogliera. Come fa a dire che si è buttato dalla finestra? Potrebbe essere nascosto in un qualsiasi angolo della prigione. E infatti è proprio dov'è, nascosto in un angolo. Ma quest'uomo è il capo delle guardie Garcia o il sergente Garcia? Comunque, la mente malefica di Moira Orfei decide di passare al piano B. Arrestare Isabella per... Arrestarla? E con quale pretesto? È affar tuo trovarlo. Qualcosa? In modo di farla condannare a morte e diventare la nuova regina. Ehi, è molto più semplice che mandare un bestione gigante a sterminare un esercito per recuperare una pergamena. Perché non l'ha fatto prima? Cos'è, ama i piani complicati? È meravigliosa, Malva. Ma intanto Zorro va dalla regina bianca e deve confessare il suo fallimento contro un bestione senza cervello di nome Maciste. Questa non me la voglio perdere. Disprezzatemi, unitemi come meglio credete. Perché? Per la prima volta in vita mia devo confessare di non essere riuscito in un'impresa. Ma senti che cazzate. Il mio errore è stato di crederlo dotato solamente di una forza eccezionale. Invece è anche astuto. Gli specchi. Nessuno era mai riuscito a giocarmi. Ma contro chi hai combattuto finora, Mr. Bean? Preparatevi a tutto, ma qualunque cosa succeda non disperate mai, io sarò sempre al vostro fianco. Bel racconto, ma hai dimenticato la parte in cui ti sei fatto fregare la pergamena? Quella in cui ti sei fatto fregare la Maciste vestito da somaro? E vogliamo parlare di quando sei caduto dentro il buco? Fidati, lì non è stato astuto lui, sei stato imbecille te. Ma il capo delle guardie è arrivato con la sua accusa in mano. Di che cosa mi accusate? Di cospirazione ai danni dello Stato. La prima cazzata che ci è venuta in mente. Siete dei vigliacchi! Dai zitta, sporca traditrice! Malva! Non io! Ha tradito le leggi dello Stato, mi fa imprigionare per usurpare il trono! Se sapevo che potevo essere accusata così alla cazzo di cane, questa cosa la facevo io contro di lei! Moira Orfei, però, offre la libertà alla cugina in cambio del manoscritto. A questo punto non mi ricordo neanch'io che fine ha fatto. Garcia, però, fa la sua minaccia per farla parlare. Vi conviene parlare finché siete in tempo. Non conoscete di quali torture siano capaci i miei uomini. No, non le vediamo neanche stavolta. Occhi aperti! Ehi tu, portami da bere! Chissà perché Romero lascia sempre aperto. Il vino! Ci rincontriamo di nuovo! Ma Moira Orfei ha deciso che si è rotta le palle e ha deciso di autoproclamarsi regina, anche se contro ogni procedura. Hai paura, forse? Sì, a quanto pare può farlo. Ancora, perché non l'ha fatto prima? Aveva paura di fare una figuraccia? Sta sul cazzo a tutti, non può essere una persona che si preoccupa dell'immagine questa. E per organizzare questo piano ci vuole davvero poco. Il pomeriggio stesso riescono già ad organizzare l'incoronazione. Wow, non credo che sia umanamente possibile. Dunque, cosa aspettiamo? Ma Don Alvarez non ci sta, si rifiuta. Tutto questo è contro le nostre leggi. Non abbia di questi problemi, Don Alvarez. Le leggi si cambiano come e quando si vuole. Ora ha un solo dovere. Quello di obbedire a colei che è superiore in grado di nobiltà. Non posso. Wow, è il Gianfranco Fini di quel governo. Stai parlando come travaglio! Non tollero correnti giustizialiste o di pietriste all'interno del circo delle libertà! Il nostro bestione preferito, però, solo nel momento dell'incoronazione, decide di sbarazzarsi delle guardie e liberare la regina. Ha dormito fino a quel momento? Fui tratto stupidamente in inganno da vostra cugina. Ignoravo quanto lei e quel Garcia fossero perfidi e astuti. Fortuna che la cameriera mi ha detto che sono cattivi, altrimenti a quest'ora giacereste 3 metri sottoterra. Ma le guardie non sta bene essere fregate dal bestione e decidono di annientarlo, finché... Un momento, amici! Zorro! Arrestatelo! Wow, sono molto meglio di Bud Spencer e Terence Hill! Carry me for fun in my buggy. Try.
lasci che le metta questa corona il più lentamente possibile. Fermi tutti! Don Manuel, quanto state facendo è illegale! Guardia, arrestatelo! E vai, altra scazzottata! Ok, la scazzottata va bene, i buoni vincono e viene fuori il testamento. Fermi! Aprilo tu, Carmen Sitter. È bello che non si fidi di nessuno dei due nonostante le abbiano salvato la vita. Maestà! C'è della gente davvero sorpresa. Non era la cosa più ovvia del mondo. Potrei punirti duramente, Malva. Invece ti perdono. Ah, che palle è questa tizia. Quanto durerà un regnoretto da questa fighetta? E così Maciste torna a cazzeggiare in giro per il paese e la principessina è diventata regina. Ho uno strano destino io, quello di dover correre in cerca di avventure, di pericoli, di ingiustizie da riparare. E ora se vuole scusarmi, mi aspetto nel 1800. Mi è appena arrivato il copione per il mio prossimo film. Maciste contro... Ehi, qualcuno di voi conosce un certo Sherlock Holmes? Maciste però trova l'amore, che non credo tornerà in un sequel, mentre Zorro trova la regina. Dunque, che cosa posso darvi in ricompensa? Andiamo dietro il cespuglio? Comunque Zorro alla fine si smaschera, sorpresa sorpresa il poeta sfigato, i due si amano, fine. E questo era Zorro contro Maciste. Che si può dire? Beh... Le ambientazioni, i costumi e le scene di combattimento sono realizzate bene per il suo tempo. Immagino che se avessimo avuto altri due protagonisti e il titolo fosse stato un tizio muscoloso contro uno mascherato, avremmo avuto un film simpatico con trama semplice, qualche scazzottata, ma tutto sommato piuttosto dimenticabile. Quello che lo rende davvero strano sono i due protagonisti. Vedere Zorro e Maciste nello stesso film ti fa pensare in ogni secondo... Ehi, ma che cazzo sto guardando? Oltretutto il fatto che ci siano un Maciste fuori dal suo tempo e uno Zorro che non è Zorro toglie molto la grandissima premessa del titolo e il film scorre tranquillo senza darci troppe emozioni, anzi a tratti è molto molto prevedibile. E questo è un problema, con un titolo del genere ci si aspetta un film che strabordi di cazzate, qui invece ce n'è qualcuna ma avrei quasi voluto vederne di più. Se siete curiosi come lo sono stato io, comunque guardatelo, è abbastanza innocuo. Però rimane una domanda irrisolta. Qualche guardia sarà riuscita ad arrivare alla spiaggia? Hey! Tutti al mare con le dì, tutti al mare con le dì, con le chiappe nude, tutti al mare con le dì, questo mare prendi lì, mortacci a chi te morte, tutti al mare. Dove? Questo mare dove? Tutti a mare dove? Taccia chi te morte. Tutti a mare con le di. Questo mare pieni di. Tutti a mare. Mortaccia chi te morte.